Ciao a tutte e a tutti, nuovo video sulle unghie e niente di particolare, vi faccio vedere cosa faccio quando fra un'applicazione di semipermanente e l'altra, fra un'applicazione e l'altra, perché io non ho le unghie fortissime e quindi ho bisogno di rinforzarle un pochino. Allora, nell'altro video avevo fatto vedere come toglievo lo smalto semipermanente con due metodi, due. E mi sono trovata meglio con il metodo delle cartine, ma non mi sono trovata bene comunque con ciò che ho usato, perché ho usato l'acetone, perché non sapevo che si potessero usare anche degli altri remover, non specifico proprio per lo smalto che io ho usato, in questo caso è la marca della Laila. Allora, io devo spendere un paio di parole su una cosa. Io accetto tutti i consigli, specialmente da persone esperte del settore, che hanno studiato, per carità, però gradirei, non mi vengono tanto spesso le parole, purtroppo sono così, che magari si guardasse tutto il video dall'inizio alla fine, perché io per esempio al video precedente ho fatto vedere due metodi, uno con i bussolotti e uno con le cartine, e ho detto che mi sono resa conto che sono molto che è molto meglio il metodo delle cartine, perché ci sono arrivata pure da sola che l'acetone, mettere a mollo le dita dentro l'acetone per 10 minuti non è salutare per le unghie, quindi accetto tutto, veramente chi mi conosce lo sa, tutti i consigli per carità, però gradirei che si vedesse comunque tutto il video, perché magari ci si rende conto che una cosa già detta, rimarcarla non ha molto senso. Detto questo, sono d'accordo col fatto che non ci si deve improvvisare. Per carità, per quanto riguarda il semipermanente, secondo me è una cosa che con un po' di attenzione, guardando tanti video, ho guardato tantissimi video, ho chiesto tantissimi consigli a diverse ragazze per la marca, per l'applicazione, insomma, tante cose. Alla fine, comunque sia, ho avuto un discreto risultato. Anzi, io vorrei comunque sia fare un corso serio di ricostruzione, perché adesso sto in fissa con questa cosa. Ho visto dei video bellissimi, ci sono dei prodotti che in Italia non si trovano per la ricostruzione, cioè, c'è un mondo proprio a parte e mi piace tantissimo. Allora, prima di farvi vedere l'altro pezzo di video, vi faccio vedere due acquistini, anzi uno, perché uno me l'hanno regalato, ma mi lo ciao. Uno è questo qui, si chiama Special Remover, dell'Experience Niles, è una marca che hanno le forniture di parrucchieri, non tutte, a Roma ce n'è una, poi magari vi metto l'indirizzo, la mia amica Lori me l'ha comprato a Rieti, che lì pure c'è un negozio dove hanno questi prodotti. E devo dire che con questo prodotto e seguendo un video di una ragazza che si chiama Claudia Niles, che è bravissima, ho fatto in maniera diversa. Ho prima grattato le unghie con una lima fino a togliendo soltanto lo strato superiore del gel, poi ho immerso le dita per 5 minuti in acqua tiepida, poi l'ho immerse in questo, poi l'ho grattate piano piano e l'unghia sta molto meglio rispetto a quando l'ho levata con l'acetone. Poi un'altra cosa, ho comprato questo che è un olio per le cuticole. E mi hanno detto che è abbastanza buono, ha un buonissimo profumo di limone. E che dire, niente, queste sono le ultime due cose che ho per quanto riguarda. Ah, sì, e poi questo colore che ho fatto per Capodanno, siccome ho un vestito d'argento, mi sono fatta questo glitter.
argentato. Bene, detto questo, vi lascio al videuzzo che non è niente di che, anche perché comunque quelle cose che vedrete mi sono informata, le ho viste, mi sono improvvisata, le ho viste comunque in rete e mi sono un po' documentata, ma niente di che, comunque è come scoprire l'acqua calda, però io ve lo faccio vedere. Poi, insomma, sta a voi se seguire il consiglio oppure no. Quindi adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. E dato che inevitabilmente quando si fa una ricostruzione o comunque anche lo smalto gel, se non si hanno le unghie proprio durissime, comunque un po' si indeboliscono. Quindi ho pensato di riutilizzare questi bussolotti perché cosa? Fra un'applicazione e l'altra ho pensato di fare un impacco che si fa con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, cucchiaio di succo di limone e visto che ce l'ho ci metto anche 3 gocce di olio essenziale di limone e faccio questa emulsione. Giro bene, la metterò dentro i bussolotti e me l'applicherò sulle unghie per 10 minuti come se fosse l'acetone. Questa cosa rinforzerà le unghie, le renderà più dure e è consigliabile comunque farla nei primi tempi, chi ha le unghie abbastanza fragili, farla spesso, magari anche un paio di volte a settimana. Ecco, ho riempito i bussolotti, adesso li vado a ricoprire con la parte in plastica e vado ad inserire il dito. Ok, ho tolto i bussolotti, sono passati 10 minuti e ho massaggiato un po' le mani, le unghie e devo dire che comunque sia la sensazione è più piacevole sicuramente di quando si è a mollo nell'acetone. Quindi, per chi magari ecco, non ha l'olio di mandorle dolci o comunque sia vuole fare qualcosa con ingredienti che si possono trovare a casa, e l'olio e il limone comunque ce l'abbiamo tutti, l'unico inconveniente dei bussolotti è che ti fa il segno qui della plastica. Comunque, dopo qualche minuto va via. Allora, io quindi uso fare questo per chi le ha molto 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 fragili lo può fare all'inizio anche tutti i giorni e poi una volta a settimana. E queste cose le ho lette comunque documentandomi in rete. Oppure la sera, comunque prima di andare a dormire, e io ho fatto questa emulsione che ho già fatto vedere nell'altro video con olio di mandorle dolci e qualche goccia di olio essenziale di limone e lo spennello con un pennellino come uno smalto. E dopo un po' le massaggio e lascio così anche sotto l'unghia. Che dirvi, per quanto riguarda gli oli essenziali bisogna metterne poche, poche, pochissime gocce perché altrimenti fanno male e niente, quindi questo è un piccolo consiglio che vi do io che non sono nessuno, non sono un'esperta, non posso insegnare niente a nessuno sotto questo, in questo argomento perché comunque sia.
Non ho studiato, non ho le competenze, però prima di fare una cosa io mi documento molto, chiedo alle persone più esperte e giustamente non ci si deve improvvisare perché comunque si rischia di farsi del male. Anche se avete dei miei consigli, che sono comunque solo consigli, e vi mando un bacio e alla prossima.